Ciao ragazzi, allora oggi volevo fare una partita a Lord of the Fallen. Non so se farò una serie di questo gioco, sinceramente il gioco mi interessa parecchio, quindi però volevo fare almeno una partita per condividerla anche con voi, quindi facciamo il nostro personaggio senza perdere ulteriore tempo. Nuova partita, mi sta bene, salvataggio nuovo. Allora, qui abbiamo le nostre tre professioni. C'è un sacco di roba. Ovviamente, come al solito, vi darò il tempo di leggere le varie classi, non le leggo per ovvi motivi. Questo sì, vabbè, è carino, però non è il mio genere. Il tank para tutto, non leva un tubo, non mi interessa. Direi che farò questa perché fa più danno, poi mi piace. Devo picchiare forte, quindi vada per questa. Allora, ci abbiamo il guerriero. Guerriero bello, carino. Poi c'è il ladro, bellissimo. Il ladro per tutti gli appassionati degli attacchi veloci. Poi si sa che, visto che il gioco è tipo Dark Souls, l'agilità, bene o male, prevale anche un po' sulla corazzatura. Anche se voi sapete come gestisco io più o meno i personaggi. Quindi io li voglio corazzati al massimo. Poi me ne strainfischio della velocità. Perché molto spesso io preferisco parare, bloccare e attaccare. Allora, diciamo che faccio il guerriero. Guerriero mi piace. Ok, abbiamo bello. Abbiamo il riepilogo, va bene. Il nostro bel guerriero è pronto. Ovviamente per giocare sto utilizzando il joypad della Xbox 360, quindi anche se il mio non è proprio della Xbox, è un joypad compatibile sia per PC che per Xbox, quindi ha il doppio spinotto che volendo si può collegare anche all'Xbox, sta Fallen sganciandolo. God, creator and destroyer of worlds, hear my vow. Hear my vow. My vow of defiance. Saga più cazzuti e più cattivi? Sicuramente. The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Thank you.
Sì. Pochi scherzi. Attacca. Abbiamo incominciato subito ultra cazzuti. Certo, io sono partito male perché non l'avevo loccato. Sta bello morto. Buongiorno. Sta entrando, eh? Cosino. Un altro giro, altro cosino. Silenzio, parla agnese. Mai riuscito. Arrivederci. No, questo. It is in me and it is changing me. My skull. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins. More like liquid darkness. We have seen with others what happens next. Eyesight goes first, then follows sanity. Brother William, Brother Peter and I won't let the disease take us. We will choose death before it chooses us. Chi arriva primo? Alza? Ce n'è per tutti. Vabbè, arrivo prima io, va. Stupido di campagna? Simpatico. Ah, così proprio l'acciacco la roba. Mi piace. Qui spacco proprio tutto il mobilio. Ma qui c'è una porta. E come si apre sta porta? Cazzo, butta. Vabbè, la fiaschetta. So, potevo tenermela. Aspetta, Y. Frammento di resistenza al fuoco. Non male. Abbiamo trovato il nostro primo bottino della giornata. Facciamoci un giretto indietro un po'.
So che il cofanetto sperlari. E man se apre. Quello che è la lucetta. La lucetta mi mancava. Qui c'è il vecchio. Vediamo che ci dice. It's locked. Ma va? You're still losing blood, Caslow. The Rogar got you good. I didn't let you out of prison to worry about me. You're no use to me if you bleed to death. I will try to spare you the inconvenience of my death. There must be some way to open this door. A switch, perhaps. Or a key. Ma va? Domanda più ovvia non me la potevo far dire dall'amico. Basta trovare una chiave. Oh oh. These things keep coming. Pergamena. We fight back, but mi mancava. There are too many of them. It is sickening to see them move. Their limbs twist and turn in ways they're not supposed to. And their smell. It's like fire and death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. It burned, and it burns deeper into me. Questa armatura facevo i salti e io... Oh, mamma mia. Più lenti di così insieme. Non c'è niente, andiamo avanti. Ci abbiamo una strada qui, una strada lì, abbiamo una strada qui. Ciccio! Sì, ti voglio bene, sì, ti voglio bene, Ciccio. Tu sei bellissimo. Non so come, però tu sei bellissimo. Bellissimo morto. Forse è più morto che bellissimo. Che ne è un'altra? Ciccio! No, no, non si fa così. Non si fa così. Te l'ho detto che non si faceva così. Praticamente come a Dark Souls. Questo che è? Non lo può. Paro zippo de Mao. Ma che è? Oh oh oh, attenzione, ho trovato qualcosa. Cosa ho trovato? Frammento unione col fantasma. Bellissimo. Ovviamente non so cosa sono queste cose, quindi dico bellissimo tanto per dire. Comunque scopriremo che cos'è. Qui spacchi proprio tutto a sto gioco. Uno spiscio. Oh, Ciccio, ammazza. Non saremmo già salutati all'inizio dell'entrata? Ciao. Io non vedo un cacchio. Ho messo roba a dormire. Buonanotte. Cerca la una chiave. Beh, cerca una chiave, facile. Ma qui ho trovato qualcosa. Prendi. Un frammento d'energia. Tutti i frammenti. Allora, il vecchio sta là. Quindi abbiamo fatto il giro di Peppe. Questo che è? Vedi questo quanto è grossa sta statua. Questa c'è la ragnatela, quella proprio. Non è che è pulita molto.
No. Ah, eccolo come si mette la schermata dell'option. Scheda del personaggio, diciamo. Ok, fino a prova contraria qui qualcosa abbiamo trovato, però sto coso, boh. Ma sa, spadate nuovi. Questo è blocchi. Con questo gli do la scudata come a Dark Souls. Aspetta, qui c'è una pergamena. Dear father, the fires on the horizon, they are spreading towards our village. I beg you, be careful. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here, in the monastery. Whatever happens, Antanas can save us. Please, please, be safe. Inizia a spaccare tutto finché non trovo qualcosa. Oh, qualcosa ho trovato. Un frammento di energia. Allora, di qua c'ero passato. Devo passare da questa parte a sto punto. Ma qui ci stanno i damigiani. Spacchiamo tutto. Niente, sembra che qui non abbiamo trovato un tubo. No, non sono d'accordo. Beh, questo Sears. Come raccorgo sto coso? Ah, lo vedi. Due più due fa sempre quattro. È chiusa, qui non vedo leve. La chiave l'abbiamo trovata. Ma non male, meglio così. Abbiamo un po' di confidenza che comandi comunque.
via. Oh, mi raccomando, Aio. Palla finita con il girone. Aio. Sveglia, sveglia. Mamma mia. Aio, sei un bastardo. Quando è finita la fasta mossa? Aie? Ma chi sta cosa che sei a fa? Conan? Oh Conan! Magnate sta merda. Ciao Conan. Oh, è morto pure Conan. Fatto fuori il Lord Custode. Fortissimo. One of those lords Caslow keeps talking about. Ah, ho preso lo spadone, bellissimo. Sì, l'altro tasto. Che strano. La mia spada fa 19, questo fa 10.
38 richiede forza 15, forse sarà per quello. Vabbè, noi teniamo la nostra spada perché non abbiamo i requisiti. Allora, letti per salvare, esperienza ottenere, vabbè. Incantesimo oppure RT per salvare e ottenere caratteristiche. Sì, ma il cristallo. Sviluppo il personaggio. Oh, vabbè, intanto salvo. Ok. Allora, noi abbiamo 2011. Per avere un punto incantesimo ci serve da caricare 1100 punti. Per avere un punto caratteristica solo 500. Abbiamo forza 11, vitalità 14, fede 8, resistenza 8, agilità 8, fortuna 0. Sì, vabbè, però... Ah, ecco, così posso vedere. Sta fortuna a cazzo serve? Per ottenere ricompense maggiori ogni volta che uccidi un avversario hai bisogno di più fortuna. Inoltre ti aiuterà a trovare materiale migliore per le creazioni. Ah, perché può pure craftà? Bellissima sta cosa. Vabbè, le altre caratteristiche si sa. Vabbè. Diciamo che per il momento preferisco non spenderli, me li tengo questi punti che faccio un soldo di danno, anche perché non so se prendendo il primo da 500 punti il secondo sarà più alto, quindi il primo magari da per consoli 500 punti ti dà un punto, magari il prossimo te ce ne vorranno 600, se non di più. Non è detto. Vabbè, comunque va, proviamo a spendere 500 così ci leviamo la sete col prosciutto. Punti caratteristica, premere il tasto RT. Infatti, ma neanche tantissimo, cioè 50 punti di più, però 50 oggi, 50 domani. Finisci i punti. Abbiamo questo punto caratteristica, vabbè, lo teniamo qua. Lo teniamo così appizzato, il resto me lo tengo. Tanto se no manco c'ho bisogno, cioè ho salvato la partita prima, quindi basta semplicemente ricaricarla. Vabbè ragazzi, ho deciso che concludo qui il mio nuovo video, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il gioco vi sia piaciuto. Noi ci vediamo con altri appuntamenti, con altri video. Dario Zenk è tutto anche oggi e ciao!